amici di Real Team TV e Almac Channel, faccio subito un saluto a Alessia e ad Ilaria e siamo qui per presentare Alma Manera. Ciao Alma! Ciao, ciao a tutti! Un abbraccio ideale a tutti e tre! Certo, guarda che bello! Oh, che bella che è troppo bella l'Alma, io lo so, mi piace, io sono innamorato di lei. Beh, iniziamo a dire che Alma è figlia d'arte, vero? E scorrendo nella tua biografia, veramente hai fatto un sacco di cose, partendo da Broadway, tra l'altro. Quindi vogliamo cominciare da lì a spiegare un po' al nostro pubblico chi è Alma Manera? Oh, mamma mia, è un periodo che me lo domandano in molti, ma chi è Alma Manera? Ogni tanto mi viene una crisi di identità, perché alla fine, no? In questa globalizzazione, in questa mescolanza. Comunque ti rispondi come Alma o come Maria di Nazareth? Maria di Nazareth ce n'è una ed è sopra di noi. Però le interpreti tu, la Celeste. Non ho, diciamo, queste sindrome da ruolo, per fortuna. Non mi giro se mi chiamano Maria, anche se mi chiamo Maria di secondo nome. Quindi, volendo. Cioè, comunque, per rispondere alla domanda iniziale, sì, sono figlia d'arte. Papà era un attore, un regista e un autore, iniziò molto presto, insomma, da giovane, esce dal centro sperimentale, insomma, era anche formato, era una delle voci della parte integrante della compagnia storica della Rai di Torino, mamma musicista, prevalentemente viene dalla danza, dalla musica, melodista a 9 anni, quindi insomma io sono stata sempre molto messa con delle critiche costruttive da entrambi, ma nessuna delle due famiglie d'origine mi ha spinto a intraprendere la carriera artistica come professione. Non c'è questo fatto, insomma, di superstizione, siccome lo facevano i miei genitori, poi l'ho fatto anch'io. No, assolutamente no, piuttosto sono stata anche non sono stata stimolata, perché vivendo l'ambiente è normale, no? Che sei una spugna da bambino ed è una scuola per tutta la vita, però nessuno mi ha spinta poi a intraprendere il percorso artistico né gli studi artistici, quindi sono state delle scelte comunque volute col cuore, ecco. Come, è più una vocazione, credo. Ecco, leggo anche... siccome sono anch'io musicista, leggo che tu sei una cantante che hai studiato proprio lirica. Eh sì, perché sì, io ho iniziato a, diciamo, sai, quando vivevamo negli Stati Uniti, la mia scuola elementare, la primary school, era una scuola comunque dotata anche della classe di dramma. Quindi sì, faceva drammatizzazione teatrale, improvvisazione, cioè eravamo molto stimolati. Quindi diciamo, io avevo uno stimolo naturale, sia genetico che insomma acquisito nell'ambiente che vivevo. E poi comunque ho iniziato subito, insomma, a apprendere dalla famiglia molto, ma anche formarmi, perché per un fatto di predestinazione i miei genitori lavoravano lì, abbiamo vissuto a New York, e quindi dove andavo a scuola di danza, una delle scuole, mi ricordo, non so a che piano, di uno dei grattacieli della vicino alla 50, proprio nel distretto dei teatri di Broadway, dove poi sono tornata da più grande a studiare al Broadway Center, come molti colleghi hanno fatto, e anche poi a perfezionarmi nel tip-tap, ma questo da più grande. E quindi vivendo la professione dei miei genitori e l'amore, perché comunque li ho sempre considerati due persone di grande talento, per me, insomma, studiavo e apprendevo quotidianamente. Cioè, una delle mie prime esperienze è stata proprio sul set cinematografico e in un teatro, in questo caso off-Broadway, che sta comunque vicinissimo a Broadway, e Off-Broadway è proprio lì vicino, cioè non è tanto più lontano, a New York. Quindi, diciamo, per me è un fatto veramente naturale
tutto questo. È proprio perché è naturale, ci sono dei momenti in cui, no, un artista ha una certa maturità, insomma una certa età, anche avendo avuto delle esperienze forti, ogni tanto, no, si in qualche modo si eclissa, è più introverso, diciamo ci sono varie sfaccettature poi in una personalità, credo. Adesso ti faccio un'altra domanda, poi lascio la parola a Ilaria e ad Alessia. Per i nostri amici di Real Team TV, se ci fai un piccolo resoconto della tua carriera, che lo so che si potrebbe parlare per tantissimo tempo, però giusto i fatti salienti, ecco, le cose che più ti hanno formata, che più ti hanno dato soddisfazione. Sì, grazie. Le ho già anticipate un po' prima. Io ho iniziato veramente in modo molto precoce, perché mi hanno, inevitabilmente mi ritrovavo in un contesto professionale, quindi ne ho acquisito tutti gli aspetti. E nel bene e nel male ho capito, anche forse prima del tempo, cosa mi piaceva, cosa non mi piaceva, anche in base anche al proprio carattere, e quindi ha una personalità che da bambina si va definendo, no? Le prime esperienze sono state nel cinema, poi contestualmente ho iniziato a studiare danza e quindi mi sono innamorata di questa danza, no, arte nobile, che è appunto l'arte tersicorea. E poi all'età di 9 anni circa è venuta fuori questa voce naturalmente piena di armonici, così si dice, è una voce che poteva, insomma, essere classificata come una voce lirica, quindi con una predisposizione, una fortissima attitude, cioè proprio una forte attitudine, ma parliamo proprio di talento, perché la voce o ce l'hai o non ce l'hai, parliamoci chiaro. E quindi scoprire questa bambina con questo vocione fu per anche i miei nonni materni una bella scoperta, perché poi dagli Stati Uniti, quando i miei genitori si separarono, non tornai a Roma dove sono nata, ma ci sono stata poco, relativamente poco, andai a vivere dai nonni in Calabria, a Reggio Calabria, ed erano loro due melomani incredibili. Nonna aveva studiato canto lirico, comunque nella mia famiglia quasi tutti avevano fatto il conservatorio, e quindi è stato naturale intraprendere quegli studi, era giusto anche, insomma, il talento supportarlo dallo studio. Poi vive il talento sempre. C'è una domanda che adesso mi piace sempre fare ad Alma, gliela faccio sempre e quindi gliela faccio anche in privato, ma tu sei più talento o sei più disciplina? Ma sono diventata col tempo più disciplina, anche se il rischio è sempre quello di dimenticarsi quello che ho imparato. Io sono sempre in continua, cioè in discussione, no? Anche se ho fatto già delle cose importanti, mi hanno riconosciuto, chi ne sa anche più di me, anche solo generazionalmente, dei meriti, è stato riconosciuto il mio talento. Se a me una cosa non piace, non ne sono convinta al 100%, poi sono io stessa che non la promuovo, no? Oppure se non la sento, per esempio io facevo uno spettacolo, a un certo punto io non ho sentito più fare quello spettacolo perché non lo sentivo di pancia, probabilmente sono anche scelte coraggiose, cioè io conoscendo a compromessi con me stessa, quindi è difficile, proprio se sono costretta da mille fattori, anche magari legati a un fatto caratteriale, che comunque sono una persona generosa e quindi certe volte delle scelte le ho fatte anche non solo in mia funzione, ecco. Però ci sono delle cose che a un certo punto, quando ho detto basta, anche delle scelte mie, che se riprese sono state molto dettate da delle mie convenzioni sentite, però sempre da un fatto di pancia e di competenza. Allora, io volevo chiedere invece quali erano le esperienze che lei non ha sentito nelle corde del suo carattere, invece, visto che lei ha fatto un po' tutte le esperienze che si possono fare nello spettacolo, cosa non le è piaciuto, non ha sentito che faceva parte della sua vita, insomma?
Ma come ho detto prima, se ci sono dei punti fermi che possono essere delle convenzioni per noi o dei paletti che ti autoimponi, però quando vivi un sistema determinato che non ti piace, allora io tendo a fare un passo indietro, nel senso se ma il qualcosa, cinema, per esempio, preferito mi piacciono teatro, le cose senza anima. Prego, cosa? Cinema preferito al teatro, oppure prima il teatro, poi cinema, non so. Se ti chiede se preferisci cinema, teatro, se preferisci danza, quella, la tua scaletta di... Ma io amo tutto quello che riguarda le arti, mi piacciono anche le arti visive, certo non dipingo, so disegnare, per quello c'è mio zio, ci sono i miei zii che sono fantastici, sono anche insomma degli affermati artisti, ma come dire, prima Alessia mi ha detto talento, disciplina, servono entrambe, certe volte io ho proprio necessità di tornare a studiare perché bisogna anche per un'autodisciplina, anche perché ci sono tante persone che magari sì hanno fatto delle scuole, magari non si sono formate nelle accademie, nei conservatori, nelle università, però hanno un grande talento, però comunque quando questo talento uniscono anche uno studio da autodidatta, stanno lì, si applicano, possono vedere dei bei risultati, perché come ho detto prima, tu mi hai chiesto cos'è che non ti è piaciuto, no? Mi sembra, esatto, no? Sì, esatto, e per esempio io ho anche attraversato il mondo del teatro di tradizione, quello importante, prestigioso, sì. I teatri di tradizione, ecco, le costrizioni, la rigidità di quel mondo, che però è fantastico dal punto di vista del rigore, per altri versi ti rinchiude, essendo io comunque portata anche per altre discipline, la formula che mi ha sempre molto appassionato è quello di contaminare le discipline, quindi ho sempre, diciamo, anche grazie agli incontri che ho fatto, i maestri, i coreografi, i registi che ho conosciuto, che hanno avuto più tempo anche di conoscermi e di lavorare con me e io di studiare con loro, perché quando lavori comunque è sempre un continuo studio, una continua crescita. Giancarlo Giannini, quando gli hanno fatto una volta una domanda, ha risposto a un giornalista: che cosa fa lei, no? Una cosa del genere, non ricordo, e lui ha risposto: studio recitazione, ed è Giancarlo Giannini, quindi capisci? Quindi io credo che alla fine sia una continua gavetta, perché ogni volta che sali in scena e comunque nello spettacolo della vita ti rigiochi sempre tutto, devi sempre continuare. Se sei in un momento, in uno stato d'anima particolare, il pubblico non lo sa, quindi come fai a spiegare al pubblico che magari prima ti è successo qualcosa che ti ha turbato profondamente? Allora è sempre lì un continuo lavorare su se stessi e cercare di non perdere quello che hai costruito prima. Qualche maestro con cui, o maestra con cui oggi vorresti collaborare, anche se il periodo non è proprio, diciamo, in un periodo migliore futuro, ecco. Maurizio Bianchini? Come? No. Io parlavo a livello di lavoro nei teatri, ma dove vuole lei? Allora, insomma, innanzitutto la preghiera, noi stiamo vivendo una fase ormai... Lo so. Sì, diciamo, mi immaginiamo di aver passato tutto questo. Di intermittenza, già siamo degli intermittenti, perché comunque viviamo sulle nostre pelle il senso di precarietà a tutti i livelli, credetemi, perché poi ognuno ha dei tenori professionali e dei tenori di vita da in qualche modo sostenere, perché poi anche noi creiamo il cosiddetto PIL, no? E abbiamo dei collaboratori, quindi è un momento di grande riflessione che dobbiamo fare tutti, e soprattutto forse dobbiamo fare anche un'autocritica, che per esempio io ti faccio un esempio per esprimere questo concetto, visto che ho il tempo di dirlo. Quando io vado a vedere lo spettacolo di un'altra persona, collega, conosciuto, amico o conoscente che sia, io non vedo l'ora di emozionarmi, non vedo l'ora di applaudire, non vedo l'ora di farmi venire la pelle d'oca, quella vera, 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 che io non ho tanti peletti, però che anche i peletti che io insomma ho si diventano belli, insomma, prepotenti, alzati.
E quindi avere questo tipo di atteggiamento, cioè l'artista vero condivide, è generoso, anche tra donne ci si aiuta, almeno io sono fatta così. Non sempre ho ricevuto lo stesso tipo di solidarietà e per quello sono rimasta dispiaciuta profondamente, anche sensibilmente toccata, e quindi forse ecco, questa sensibilità non aiuta rispetto alla domanda che mi hai fatto prima, rispetto a un sistema che non è andato verso la qualità, piuttosto verso la mescolanza, verso la globalizzazione, senza diciamo, rispettare la tradizione e la memoria, non solo nostra identitaria, in questo caso come paese, ma anche la memoria delle persone. Perché se una persona è valida e ha avuto un percorso, no, ha i curricula di molti artisti che magari vivono dei periodi di valle, di vacuum, di vuoto, per mille ragioni, mille situazioni diverse, e quindi in qualche modo tendono, come si usa adesso, a usare questo sparire e quindi ritornare in quell'oblio. Io invece tengo sempre conto di chi ha una storia, e non perché per un po' è sparito quella storia l'ha persa. Ecco, bisogna sempre riconoscere e avere questo tipo di rispetto, soprattutto anche per chi è generazionalmente più grande. Ecco, bellissime parole. Volevo lanciare questa chicca grandiosa che adesso Alma è giudice di All Together Now, quindi tanta roba. Volevo appunto che ci dicesse un po' qualcosa su questa esperienza, come la sta vivendo, appunto, se va tutto bene. Per finire il concetto di prima, che il nostro mondo deve essere all together, insieme, avere un'unica voce, perché se, da che mondo in mondo sono gli artisti, i poeti, i filosofi, gli intellettuali che hanno fatto le rivoluzioni, anche del pensiero, no? E con l'azione, adesso ci vogliono oscurare, meno male che c'è il web, perché poi alla fine, meno male che c'è il web quando è usato in modo qualitativo e non distruttivo, perché se no si genera sempre quella cosa che ho detto prima, la mescolanza, il qualunquismo che esalta delle individualità che però sono degli involucri vuoti o che sono tendenti a distruggere e non a costruire una società migliore. A me sono successe tante cose, mi hanno anche messo tante volte alla prova e sono state anche cattive delle persone con me, ma io non mi sono incattivita, anzi ho dichiarato ancora di più a qualcosa che c'è nell'aria, che non è proprio di vocazione buona. Ho detto: ah sì, voi mi fate questo, io faccio ancora più bene, divento ancora più al servizio di chi magari è più fragile e non mi incattivisco. Ecco, questo tipo di scelta, ovviamente facendo delle selezioni, poi la selezione è naturale, perché poi ci sono tante persone che se ne approfittano pure della bontà. Ma io credo che sia anche sinonimo di intelligenza, questo, quindi sicuramente è una questione di cuore, anche una questione anche di cuore. Ma le persone io posso dire una cosa: le persone veramente profondamente intelligenti non sono estremamente competitive, sono condivisive. L'ho testato, perché anche facendo, è vero, andando, vi dico una cosa, perché non lo so, forse questa atmosfera che si è creata molto carina, a me è capitato, forse non l'ho mai detto in video, non mi ricordo, però io inviterei molte persone a fare delle esperienze di volontariato e attraverso il sorriso di persone che hanno delle serie difficoltà legate alla salute, tu ti senti piccolo piccolo, e allora veramente può succedere veramente la qualunque, che rimani strutturato e pensi a quell'esempio fortissimo che hai vissuto facendo volontariato. A me è capitato una volta, ero alle piscine a Lourdes, ero andata come un'italiana di fare il servizio alle piscine. Non dimenticherò mai un ragazzo che io ho preso in braccio, un paraplegico, che mi sorrideva, io piangevo disperata e lui mi sorrideva, io mi sono sentita una piccola merdina. Quindi, e vi posso dire che non sono una persona neanche stronza, se voglio sì, se vedo giustizia a un certo punto viene pulettato le sì, però se no tendo a
fregarmene, cioè vado oltre. Sapete perché? Perché se no tutto quello che ci è stato donato, lo diceva Michael Jackson questo, noi abbiamo ricevuto dei doni e il talento è un dono. E questo dono noi lo dobbiamo restituire, ognuno come può e come vuole. Posso chiedere una cosa? Regina invece cosa ti ha dato di più nella vita? Anche a livello lavorativo. Regina è mia figlia. Io anche due ricordiamo appunto che ho Regina Senior. Nella mia vita ci sono due regine in famiglia. Mia nonna e mia figlia, che ho chiamato come mia nonna. Penso di avervi risposto. Sì, no, ma a livello lavorativo diciamo ti ha formato tantissimo. Sì, immagino. Anche a livello lavorativo ti ha dato molto di più. Perché le emozioni, le cose poi cambiano, penso, no? Beh, quando diventi mamma, io dico che in ogni donna c'è questo istinto, mi meraviglio quando non c'è in alcune, è una dimensione incredibile. Sei sempre innamorato quando hai un figlio, cioè a me, io non vedo, che ne so, quando Leito la devo andare a prendere a scuola, oppure non sono potuta andarla a prendere a scuola e quindi lei è uscita da scuola e io faccio di tutto per arrivare prima a casa, no? Io non vedo l'ora di vederla, proprio ed è stato tutto un po' da quando è nata, non un po', forse non di più di un po' in sua funzione. Anche alcune scelte legate poi alla mia vita privata di donna, è tutto, lei è piccola, quindi la fase dell'accudimento. Mia madre dice che dura tutta la vita per una mamma, giustamente, sì, o mia nonna, sì, però sicuramente i primi anni di vita sono fondamentali. Ecco, con queste bellissime parole direi di fermarci qui, di salutare i nostri amici di Real Team TV, di Almax Channel e anche di Globus Television, che è un digitale terrestre su cui andrà in onda questa intervista. Salutiamo Alma Manera per la disponibilità e per le belle parole che ha detto, che ci tirano su anche un pochino il morale di questi tempi così così difficili, diciamola così, e dobbiamo indubbiamente, come dice lei, avere fede e cercare di trasmettere la positività che possiamo avere anche agli altri o magari a persone che hanno magari un pochino più bisogno di noi. Quindi ciao Alma, grazie a voi. E ciao, allora, ragazzi, guardate Twitter Now, che ci sono dei concorrenti bravissimi anche in questa terza edizione. Io vi guardo sempre. Non mancheremo. Ciao. Ciao. Ciao.